effetto. In primis l'effetto per cui evidentemente si sono gonfiati i dati per fini evidentemente elettorali. Certo. In secondo luogo mi ha stupito non meno la reazione per cui di fatto Salvini esercita la sua egemonia anche sulle opposizioni, perché è una gara chi fa più il salviniano di fatto, tant'è che anche il PD dice ne abbiamo espulsi più noi, paradossalmente la linea politica ora l'ha detta Salvini, tant'è che l'opposizione stessa dice no guarda che ne abbiamo espulsi più noi, siamo noi più salviniani di te. E questo come è il paradosso. Come il sindaco di Aurel Serio, no? Che abbiamo fatto vedere in quell'ottica lì. Io dico semplicemente, bisogna fare molta attenzione a distinguere il razzismo, che è un male che come tale va combattuto, dalla lotta contro l'immigrazione di massa, che è lo strumento con cui si creano nuovi schiavi. Lo dico con una frase soltanto. Vi sarete domandati perché tutti i grandi signori del capitale vogliono l'immigrazione di massa? Per ragioni filantropiche, perché prima le persone, come diceva qualcuno, no. Lo vogliono perché essenzialmente paghi meno i salari, questo è il punto. Cercate gli annunci in giro, un sacco di lavori a 400 euro al mese dati a migranti. Questo non è lavoro, è sfruttamento ed è abbassamento delle condizioni salariali per tutti. Ecco spiegata l'immigrazione. Guardi, di massa, perché noi avevamo piace preparato un servizio.